Edilizia Cora, il meglio e al miglior prezzo. Speciale gara alla bocciofila Cartiere Migliani di Fabriano. Edilizia Cora, il meglio e al miglior prezzo. Fabriano è Fabriano, una bella antica città, come tante altre nelle Marche del resto. Però ci ha fatto enormemente piacere ritornarci dopo qualche tempo, ritornare a visitare la città con la cortesia di Stefano e poi naturalmente in bocciofila, la Cartiere Migliani-Fabriano, che ha organizzato la 43esima edizione del Trofeo Cartiere Migliani e primo Trofeo Itas Assicurazioni, gara regionale festiva individuale per le categorie A e B separate sino al possibile e gara regionale a coppie per la categoria C. Vi hanno partecipato complessivamente 316 giocatori, 156 individualisti e 80 coppie. Insomma, una bella gara e anche con due belle finali. Ma ora tutti sono attenti. C'è Fabriano. Ristrutturazione. Bar centrale. Thank you.
È ora di tornare in Bocciofila e qui naturalmente ritroviamo tanti amici e conoscenti. Adesso come famo qui? Ecco. Sì. È lei. Anche questa signora bella. Ciao. Il direttore di gara è questo. È lui. Era. Ciao Maurizio, io ti riconosco. Sarei Conti. Ciao, bello. Guarda che si rivede qua. Quartiere Migliani, Fabriano. Oh, anche questo lo conosco. Sì. Da tanto ti prendo un po' di culo. C'è anche Rodolfo. Beh, Fabriano, sono del circolo, sì. Lei di dov'è? Fabriano. Così, lei di dov'è? E ora ricordiamo il consiglio direttivo della Bocciofila Cartiere Migliani Fabriano, il presidente Francesco Cappuali, vicepresidente Gianfranco Romani, il segretario Armando Silvi, il direttore tecnico Ivan Donofrio, il responsabile impianti Piero Prosperi, consiglieri Giorgio Fraticelli e Stefano Carlucci. E ora ascoltiamo il presidente Francesco Caporali. Io sono il presidente di questo sodalizio, la Bocciofila Cartiere Migliani. Sì, ma da quanti anni? Circa, questo è il secondo mandato, sono 8 anni che faccio il presidente. Queste manifestazioni, queste iniziative, questi eventi sono il fiore all'occhiello di ogni bocciofila. Peccato che in termini di economici e in termini di sforzo c'è molto da fare. Io quello che volevo dire è due parole a questa federazione che ci conduce da qualche anno a questa parte, nuovi organismi federali. Ebbene, io volevo dire, ci ricordiamo di Robin Hood, no? Che toglieva ai ricchi per dare ai poveri. Mi sembra che stia accadendo il contrario con questa federazione, stanno togliendo ai poveri per dare ai ricchi. Immaginiamo una spesa di 70 e oltre mila euro per una classifica di giocatori di A che non sappiamo da dove li prende questi soldi la federazione. Però facendo un ragionamento in base alle regole che hanno introdotto quest'anno, hanno scippato 5 euro ai perdenti gironi di ogni gara e quindi si può immaginare da dove prendono i soldi. Io ho visto che la federazione ci ha tolto per ogni iscritto 2 euro e oltre 2 euro per ogni iscritto. Quindi questi signori devono fare un esame di coscienza e invertire la rotta, perché questo andazzo li porterà prima o poi a sbattere contro il muro. Questa è una mia considerazione, che a quanto pare io vado un po' in giro, vado a fare gare, sento da molti giocatori, da molte bocciofile che la pensano in questa maniera. 43esimo trofeo Cartiere Migliani, primo trofeo Intesa Assicurazioni, ecco, quindi siete ancora vivi, ringraziate il cielo, e chi dovete ringraziare voi per questa manifestazione? Noi dobbiamo ringraziare, oltre all'ITAS che è il nostro maggior sponsor quest'anno, ai vari sponsor che sono elencati sotto il nostro manifesto, senza i quali non saremmo in grado di fare questo tipo di manifestazione. Purtroppo il nostro territorio sappiamo tutti in che condizioni è messo. Quindi i siti industriali, l'occupazione e quant'altro ci ha portato a una riduzione drastica di sponsorizzazione. Speriamo nel tempo di poter continuare, però non è facile, non è assolutamente facile portare avanti questo tipo di manifestazioni, anche se, come ho detto prima,
sono il fiore all'occhiello di ogni bocciofila. Comunque volevo dire, le nozze d'oro le festeggeremo 50esima edizione, o no? Prima di tutto me lo auguro per me di fare, certo, di arrivare alle nozze d'oro della bocciofila, perché sarò ancora in piedi per gli altri 7 anni. Quindi speriamo, ecco, di arrivarci alle nozze d'oro senza meno. E ora ascoltiamo un altro grande della bocciofila Cartiere Migliani di Fabriano, il direttore tecnico Ivan D'Onofrio. Bene, direttore, cosa mi può dire dal punto di vista tecnico di questa società? Beh, penso che sia una società storica, insomma, io non è da circa 5 anni che ci faccio parte, ma insomma Fabriano la conoscono un po' ovunque, quindi veramente ci sono stati e ci sono giocatori di livello, ecco, infatti alto livello. Sì, uno infatti ne abbiamo in semifinale, speriamo riesca quantomeno a raggiungere la finale e poi spero possa vincere. Sì, adesso a parte la gara, voi fate anche il campionato? Sì, noi facciamo il campionato di C quest'anno e lunedì, cioè domani affrontiamo Cesanella per gli ottavi, speriamo possa andare bene, insomma. In casa? In casa la prima e vediamo. Vincerete sicuro in casa? Non c'è dubbio. E sempre dal punto di vista tecnico, i campi come sono? Scorrevoli, poco scorrevoli, buoni, difettosi? No, allora, guarda, sono buoni, però diciamo che sono abbastanza singolari, nel senso che un po' gommosi, però la scorrevolezza giusta. Per i picchiatori un po', insomma, devono prendere la battuta, però campi credo buoni, molto buoni, insomma, ecco. Scusi, direttore tecnico, una domanda difficile adesso, lei gioca a bocce? Io sì, io sono giocatore di C, scarsissimo, quindi ho una passione, nonostante abbia 46 anni, sono 40 anni che io gioco a bocce. Sì. E dove hai giocato prima? A Chieti, io sono abruzzese di origine, quindi dietro a mio padre, insomma, ce l'ho nel sangue le bocce. Sono tanti bravi giocatori. Sì, tantissimi, in Abruzzo, insomma, Abruzzo, Marche, voglio dire, hanno espresso i migliori giocatori delle bocce a livello mondiale, quindi insomma. L'ultima proprio, voglio dire, farti complimenti per la tua bella famiglia. Oh, grazie, mia moglie, mio figlio e mia figlia mi seguono, sono venuti, insomma mi sopportano perché vado a giocare la domenica, insomma, ecco, cerco di alternare. Giocatore di bocce con le famiglie, qualche problema, anche l'operatore. Anche perché io lavoro a Roma, quindi già sto fuori 4 giorni a settimana, quindi quando torno mi mandano a giocare e li ringrazio. Nuovo arbitro. Buon ragazzo. Ciao ragazzo. Tutto a posto? Tutto a posto. Bravo. E alla bocciofila Cartiere Migliani abbiamo incontrato anche due simpatici giovincelli che vi vogliamo far conoscere. Voi siete di Fabriano? De Castelletta. Quanti anni? Non si dicono gli anni? 90. 90. Sicuro, contati sì, bene? Sicurissimo. Sì. Il 21 marzo 1929. Complimenti. Grazie. Ne dimostra meno di me. Lei invece quanti ne ha? Io ne ho 98 e 4 giorni. 6 giorni. Mi raccontate le bugie o le verità? Che non è verità, 98 e 4 giorni. 99 e 4 giorni. Fra poco 100? No. 98. No. 88. 88. Ah. 89 e 8 giorni. Comunque a 100 ci arriviamo. Magari. E chi ne ci porta a 100? Ci arrivi a 100. Chi ci porta? Grazie, grazie dei complimenti. Cos'è questo? Che è un po' metà vino e metà pompelmo. Vino e pompelmo? Pompelmo. E fa bene per la salute? Beh, siete un po', no? Visto come, no? Buona sera. Allora, bevete tuti vino e pompelmo. Vino e pompelmo. Allora, a sto punto mi dovete dire il nome. Argalea Germano. Il nome? Trappolini Giovanni Battista. Sono iniziate le due semifinali di categoria AB mista, con in campo Francesco Pagnani, Cartiere Migliani, contro Enrico Lisota, Lucrezia, e Giuliano Lancioni, Montefanese, contro Daniele Sforzini, Appignanese. La categoria C entrerà solo per la finalissima. E ora ascoltiamo il presidente del comitato provinciale della Federboce di Ancona, il delegato della Federboce di Ancona, Rodolfo Santilocchi. Oh,
ci vengo tutti gli anni, ci vengo, questo non c'è dubbio, no? La Bocciofila, diciamo, queste, soprattutto queste società periferiche, bisogna sostenerle in tutte le maniere, perché sennò altrimenti muoiono velocemente, e quindi sono molto contento che hanno deciso di continuare a farla questa manifestazione, che ha avuto comunque tutto sommato una bella affluenza anche da fuori regione, come ha dimostrato la finale di C, ovviamente. Concludiamo l'intervista con l'ultima, quella forse più importante, perché lo sponsor della manifestazione è il grande Simone Cola, titolare dell'Istas Assicurazioni, insieme al subagente di Fabriano, Matteo Segoni. L'Istas Mutua Assicurazioni è sempre presente quando c'è al centro dell'attenzione le bocce, uno sport a noi piace, perché è frequentato da gente sana, precisa, insomma ci piace l'ambiente delle bocce, quindi lo sosteniamo, siamo a Iesi, siamo a Moglie, a Fabriano, e quindi sì, siamo presenti e cerchiamo di aiutare questo sport. Bene, cosa si dice qui a Fabriano con l'Itas? Si dice che la Itas Assicurazioni, con il nuovo subagente Artegoni Matteo, ha continuato la collaborazione tra la Itas Assicurazioni, la Itas Mutua Assicurazioni, con il mondo delle bocce, e sembra aver funzionato, sembra aver portato fortuna al vincitore fabrianese, e quindi oggi meglio di così non si poteva, quindi siamo tutti contentissimi. E mentre Lancioni conduce su Sforzini per 7-3, vediamo nell'altra semifinale, c'è la netta prevalenza del giocatore di casa Francesco Pagnani contro il giovane campione di Lucrezia Enrico Lisotta. Il parziale è addirittura di 9-2. Vediamo ora in questa fase di gioco Pagnani con l'ultima boccia, prende il punto, Lisotta la bocciata. Bocciata valida, colpisce, ma il punto rimane di Pagnani. Lisotta alla costa. E nulla. Ultima boccia per Lisotta. E questa volta prende il punto. Vediamo ora cosa fa Pagnani. Pagnani viene all'accosto, non boccia, ce la potrebbe fare, ma non ce la fa. Un punto per Lisotta, siamo sul 3-9. E Daniele Sforzini ha recuperato due punti, 5-7. Restiamo su questa corsia con la bocciata, il centro di Lancioni, poi l'accosto di Sforzini. Un punto a terra per Lancioni, non ha inserito il secondo, ora l'ultima boccia all'accosto, e nemmeno con questa inserisce il secondo punto, un punto per lui, 8-5. La bocciata di Enrico Lisotta, il punto è preso, ora vediamo Francesco Pagnani che cosa fa. Sì, bravissimo, ottimo punto preso a fondo campo, Lisotta sbaglia. Ora addirittura può chiudere la partita il giocatore di casa Francesco Pagnani. 10 a terra, ma questo non è l'undicesimo punto. Ultima boccia, un pochino veloce. E però questa è una boccia fortunata, perché è il secondo punto ed è l'11-3. Per Francesco Pagnani. Lancioni alla bocciata, colpisce, e ha due bocce dentro e l'avversario allunga la propria boccia e Lancioni si accontenta di un punto e si porta sul parziale di 9-5. Pagnani alla costa, siamo a fondo campo, ha dominato questa partita di semifinale Pagnani. E prende il punto Lisotta lo riprende
Pagnani, ottimo l'accosto di Pagnani, applausi da parte del pubblico. E ora c'è la bocciata di Lisotta. L'errore, la vittoria è la finalissima per il giocatore di casa delle cartiere Emiliani, Francesco Pagnani, ma Lisotta se n'è andato senza nemmeno dargli la mano. Sforzini alla bocciata di volo, errore. Ora viene l'accosto, Daniele Sforzini della Pignanese, ottimo accosto, ma con l'ultima boccia Lancioni, boccia telecomandata, ha preso il punto. E siamo sul 10-5 per Giuliano Lancioni, Montefanese. E intanto le tifose e i tifosi di Pagnani si vanno a dissetare. Poi torneranno per la finale, mentre c'è Lancioni che ha colpito una bella boccia. Ora l'ottimo accosto di Sforzini, Lancioni ancora la bocciata, colpisce a fondo campo, vediamo come vanno le cose, due punti presi, ma Sforzini prende il punto, la bocciata ancora di Giuliano Lancioni, colpisce, ancora due punti a terra, Sforzini, ultima boccia e ne toglie soltanto uno e siamo sull'11-5, un solo punto alla vittoria, poi c'è un piccolo grande recupero per Daniele Sforzini, sì, sono due punti, 7-11, l'accosto di Giuliano Lancioni, punto preso, ha tirato il pallino e l'ha sbagliato Sforzini, ci riprova, colpisce, ma non gli va bene, la vittoria è la finalissima per Giuliano Lancioni, Montefanese. E qui abbiamo un lavoratore, Piero Prosperi, che è il responsabile dell'impianto. Bravo, bravo. Eh sì, ora qualche premiazione. Terzi classificati, terzi quarti classificati, C e A, B. E poi le due finalissime, con tanto pubblico ad assistere. E lui è un finalista di categoria C. Solo 5 secondi di pubblicità, poi la seconda parte del servizio sulla gara alla bocciofila cartiere Migliani di Fabriano. Edilizia Cora, il meglio e al miglior prezzo. E vediamo per la prima volta i finalisti della categoria C coppia, Federico Peroli, Giordano Cerqueglini, Città di Perugia e Gilberto Catani, Cesarino Marinelli, Jesina. Nella categoria AB mista, naturalmente, Francesco Pagnani, cartiere Emiliani Fabriano e Giuliano Lancioni, Montefanese. E naturalmente sono tornati i tifosi di Francesco Pagnani. L'accosto di Giuliano Lancioni. Punto preso. Francesco Pagnani lo riprende. Molto buono il suo accosto. Lancioni ha la bocciata. Colpisce molto bene. Pagnani, ultima boccia, riprende il punto. Lancioni, di nuovo la bocciata. È un centro e sono due punti per lui ed è il 2-0 per Giuliano Lancioni. Gilberto Catani, all'accosto. Cortissima la sua boccia. Ci riprova Catani. E questa volta è troppo lunga. Cesarino Marinelli all'accosto, ma anche la sua boccia è cortissima. Ultima boccia per la Jesina. Punto è preso, la bocciata di Cerqueglini, colpisce ma porta via anche la sua boccia, ora viene all'accosto Federico Peroli e prende il punto. Cerqueglini, ultima boccia per il Città di Perugia e non è il secondo punto.
un punto, 1-0 per il Città di Perugia, per i giovani del Città di Perugia, giovanissimi anzi. E siamo nella categoria AB, Lancioni all'Accosto, punto preso. Pagnani. Ottimo l'Accosto di Pagnani. Applausi. Lancioni, bellissima bocciata e applausi anche per lui. Francesco non prende il punto, ora va la bocciata, colpisce, due punti presi. Lancioni, ottima la sua bocciata, ha colpito la boccia dichiarata e ha preso un punto, 3-0 per lui. E nella categoria C, dopo ottimi accosti e ottime bocciate, c'è un pareggio, 1-1. Pagnani all'Accosto, molto buono, anche questo, la bocciata di Lancioni, straordinaria, un fermo straordinario. Ora vediamo, Pagnani ha colpito, punto preso, e questo è un altro ottimo accosto di Lancioni, e la bocciata sul pallino, lo ha colpito Pagnani, ottimo il suo lavoro a fondo campo, due punti presi, tira la boccia corta Lancioni e gli va molto molto bene, due punti presi, due punti presi. E vediamo se riesce ad inserire anche il terzo, Lancioni. E sì, arriva anche il terzo e c'è il raddoppio, 6-0. Gilberto Catania all'Accosto. E non prende il punto, ci prova Marinelli e nemmeno lui lo riprende. Vediamo ora cosa fa il Città di Perugia, un punto a terra e ancora un punto e alla fine resta quello, 2-1 per i giovani del Città di Perugia. Altro ottimo accosto di Lancioni, veramente bravo questo giocatore. Pagnani cerca di recuperare, 6-0 per il suo avversario, il punto è preso a fondo campo. Lancioni, vediamo, all'Accosto, prende il punto. Pagnani lo riprende. Lancioni alla bocciata. E sbaglia questa volta Lancioni, ora viene all'Accosto. Non riprende il punto. Vediamo Francesco Pagnani. Buono il suo accosto, due punti. Ora con l'ultima boccia. Gli va bene, gli va bene, sono tre punti e un bel recupero. I tifosi applaudono, 3-6. Ottima bocciata di Federico Cerqueglini, ultima boccia per la Jesina, punto preso Cerqueglini, ancora, colpisce e sono due punti, 4-1. Ritorniamo nella categoria AB con l'accosto di Giuliano Lancioni, ancora molto bravo. Pagnani colpisce, se ne va anche il pallino, vediamo a fondo campo come va. Va male a Pagnani ma bene a Lancioni che ha due punti a terra. Ora c'è la bocciata di Pagnani ma c'è stato un errore, ha toccato la tavola, ci riprova Pagnani, questa volta è valida ma il punto resta per il suo avversario che ora prova a conquistare il secondo punto. E no, è soltanto un punto per ora. Ancora una boccia da giocare.
Ed arriva il secondo punto, siamo sull'8-3. E nella categoria C, dopo aver visto questa bella bocciata di Cerquellini a fondo campo, alla chiusura della giocata c'è un punto per il Città di Perugia che si porta sul 5-1. Lancioni alla bocciata di volo. Perfetta, applausi. Pagnani e prende un punto, 4-8. E di là vediamo nella categoria C l'errore della Iesina, aveva tirato il pallino Marinelli e sono due punti per la Iesina, recupero. Siamo sul 3-5. Ecco, due finali col brivido, ma vi dobbiamo dare purtroppo una brutta notizia in quanto dobbiamo chiudere qui per questione di spazio e di tempi questo servizio sulla gara alla bocciofila cartiere Emiliani di Fabriano che completeremo nella rubrica della prossima settimana. Due finali con il brivido, soprattutto quella di categoria AB, dove il giocatore di casa Francesco Pagnani non è partito troppo bene. Il suo avversario Giuliano Lancioni è veramente molto bravo sia nell'accosto che nella bocciata. Sarà lui il vincitore? E poi nella categoria C, con i due giovani del Città di Perugia che hanno dimostrato la loro bravura nelle prime fasi e la coppia della Iesina che sta cercando di recuperare. Chi vincerà? Lo vedremo nella rubrica della prossima settimana. Non mancate! Edilizia Cora, il meglio e al miglior prezzo.